ILEA sostenibile, letteralmente. ILEA sostenibile, possiamo vederlo meglio? Sì, va bene. Allora, il PLA sostenibile è plastica, ma in realtà è un amido. Serve per fare questo prodotto di scissione del CO2. In realtà sono dei supporti per delle placche di metallo. E il tutto è alimentato da pannelli solari, che qua non abbiamo potuto avere, quindi siamo attaccati alla presa. E dunque, ci sono dei sensori all'inizio e alla fine del macchinario che servono a regolare, che servono a fornire i dati al software. Questi dati sono dati di tipo quantitativo, quanta CO2 c'è nell'aria in entrata e quanta ce n'è in uscita. I dati vengono incrociati e la tensione del rame viene variata a seconda della quantità di CO2 scissa che è quella presente, per cui se vogliamo aumentare la quantità di scissione e massimizzarla, l'energia sarà maggiore. Ok, il risultato finale è la scissione della CO2. Si ottiene il carbonio e ossigeno a livello molecolare. Il carbonio tende a depositarsi nella parte subito successiva, che viene raccolto, e stiamo cercando un modo per non renderlo spreco.